Non c'è niente qui, tranne noi. E noi non siamo in nessun luogo. Eppure sono appena passato davanti ai mosaici ad un arazzo che ho fatto io, a decorazione della villa della mia amica. È possibile che voi siate passato davanti a quell'arazzo e a quei mosaici, ma solo perché si è voluto mettere quell'arazzo e quei mosaici sul vostro passaggio. Poco importa se la vostra credulità ve li ha resi veri. Fate passare il testimone. Où suis-je? Professeur, voilà une phrase indigne d'un homme de science. C'est la phrase d'une jolie femme qui fait semblant de se trouver mal et de revenir à elle. Arrincé. Ero nel mio letto. Io dormivo. Ma voi siete a letto, professore. Voi dormite. Solamente. Voi non ci state sognando. Voi occupate una di quelle pieghe del tempo che avete eletto ad oggetto di studio. Uno studio che onora la vostra intelligenza. Ma che il nostro orecchio non approva granché. Voi vi risveglierete e vi ricorderete di noi come se noi fossimo i personaggi del vostro sogno. Conoscete quest'uomo? Professore, siete di memoria corta. Certo vi scuso il fatto di dormire. Non mi avete spogliato voi della mia crisalide Luigi XV? Pellegrina, stivali, jabot, parrucca bianca, tricorno, frustino. Perbacco! Non vi rimprovero niente. Ma avevate onestamente avvisato che non rispondevate delle conseguenze. Che ci fate qui? Qui, signori, ve lo ripeto, sono io che comando. Vi sarei riconoscente se taceste e rispondeste solo alle mie domande. In quali circostanze avete incontrato quest'uomo? È molto semplice. Insomma, silenzio. Rispondete. Stavo disperando di portare a termine la considerevole scoperta di un metodo resurrezionale. Ed è probabile che la mia scoperta si sarebbe estinta con me se quest'uomo, dotato di poteri che io ignoro e che devono rilevare dei croni, una particella di tempo, non avesse lasciato il nostro continuum, non avesse viaggiato nell'intemporale, non si fosse perduto e non mi avesse riportato dal mio futuro nel mio presente la prova della bontà della mia scoperta. E proprio su di lui l'ho sperimentata. Aggiungerò che per il timore di perdere la stima dei miei colleghi dell'istituto ho gettato la mia scoperta dalla finestra, nella Senna, il fiume che scorre davanti a casa mia. Sareste dunque riuscito nell'impresa impossibile di rendere alla sua epoca un uomo perduto nel tempo. Proprio così. Io l'ho fatto uscire dalla trappola in cui l'aveva precipitato il suo pericoloso tentativo. Per farmi cadere in un'altra trappola, professore. Chiamerei piuttosto giocare a mosca cieca, questa specie di crepuscolo nel quale mi muovo da che ho lasciato il vostro laboratorio. Me ne dispiace. È purtroppo possibile che la mia scoperta non fosse perfettamente a punto. Sono ancora più felice di averla distrutta. Sotto quale forma si presentava questa scoperta? Una scatola di pallottole che la mia polvere propelle più veloce della luce. È quella scatola che ho gettato nel fiume. Speriamo che non ne risultino delle cattive mutazioni. Ad ogni modo avete fatto bene. Nel disorganizzare per orgoglio le misure forse anche maldestre, prese nel tempo dal loro mondo contro il proprio disordine originale, gli uomini rischiano pesantemente di spezzare una catena, pur di darsi l'illusione di un trono.